anni, decimo nelle classifiche del tennis mondiale, e Andreas Gomez, ecuadoriano di 22 anni, numero 16, sono stati i protagonisti della finale dei campionati internazionali d'Italia al Foro Italico a Roma. Ha vinto per 6-2, 6-3, 6-2 Gomez, imponendo subito il suo ritmo e il suo gioco a Telcher, che forse anche per l'inesperienza nelle grandi competizioni internazionali non è stato in grado di opporre praticamente resistenza. Ieri, nelle semifinali, Gomez aveva sconfitto lo svedese Wilander, potenziale erede di Borg, mentre Telcher aveva battuto Arraya. Quattro giovani nelle semifinali, questa la nota che ha caratterizzato la fase conclusiva dei 39esimi internazionali d'Italia. Sul piano generale, però, il bilancio della manifestazione non può essere considerato positivo. È mancato il grande pubblico, e questo perché fin dall'inizio vi è stata l'assenza di alcuni nomi prestigiosi, mentre altri, come Clerc e Gerulaitis, sono stati eliminati nelle prime partite. Quanto agli italiani, sono usciti al primo turno tanto i giovani, come Rinaldini, Cancellotti e Claudio Panatta, sia i vecchi, Barazzutti e Adriano Panatta. Soltanto Bertolucci è riuscito ad arrivare al secondo incontro. L'ultima delusione per gli azzurri è venuta nel doppio, con Panatta e Bertolucci anche loro sconfitti. Eppure, solo una settimana fa, i due avevano vinto il torneo internazionale di Firenze. Ma forse è proprio per la sua collocazione nel calendario tennistico, sacrificata tra il torneo fiorentino che lo precede e il Roland Garros di Parigi che inizia subito dopo, che la manifestazione romana accusa battute di arresto. Al di là dei risultati tecnici dei tennisti, è sul piano organizzativo che si dovrà fare qualcosa per rilanciare il prossimo.